Sono cose veramente tragiche. Fightate, cavolo. No, beh, raga, ma se non lo faccio ora, questo challenge è veramente impossibile. Cioè, sul serio, non si può fare. Grazie. Mamma mia, ciao a tutti ragazzi, qui è Fortemer che parla. Benvenuti in un video su Fortnite. Oggi ragazzi un video particolare. Tenterò una delle challenge più difficili che esistano su Fortnite, cioè quella di vincere un game con 0 kills. La tecnica che utilizzeremo sarà quella di andare a Sloopy Swamp. Ragazzi, quindi vediamo come ce la caviamo. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, attivare la campanellina e iniziare a seguirmi su Instagram. Il link per arrivare alla pagina è in descrizione. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno del negozio oggetti, nella sezione supporto un creatore, inserite il codice Fortu, poi accettate. Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ok ragazzi, allora la challenge di oggi più o meno l'avete sentita nell'intro. Dobbiamo vincere senza mai fare una kill, ok? Il nostro obiettivo è una win da 0 kill. L'idea per farlo la sapete praticamente già tutti ragazzi, è quella di andare a Slurpy Swamp e vedere se riusciamo, accumulando il più gran numero possibile di cure, a resistere all'interno della tempesta, sperando che l'ultimo appunto perda. È il mio primo tentativo, non so se andrà bene sinceramente. Ho preferito una partita in cui Slurpy Swamp era lontano dalla traiettoria del bus, nella speranza di non trovare nemici ragazzi, perché va a finire pure che prendo tutte le cure, però un nemico mi sgama e perdo. E non sarebbe molto simpatica come cosa, quindi insomma ragazzi, vediamo un po' di fare del nostro meglio. Il nostro obiettivo principale è quello di trovare cure, cioè bende, medikit, qualunque cosa. Non so qual è il tipo di cura migliore in realtà per la challenge, non ci ho pensato troppo, mi sono buttato all'interno del game senza in realtà neanche farmi troppi problemi. Però vediamo, dai ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di accumulare cure. Per ora, già che troviamo delle bende, in realtà la cosa mi sta simpatica. Speriamo che non ci trovi nessun nemico, perché altrimenti diventa un po' un casino, sinceramente. E andiamo, dai, auguratemi buona fortuna, guys, perché sta cosa secondo me sarà molto divertente. Apriamoci la barchetta, così magari siamo un po' più veloci nel raccogliere gli oggetti. Dato che comunque so che effettivamente avremo la possibilità di, come cavolo si dice ragazzi, di pescare anche dopo, è meglio se peschiamo in zone in cui per ora non possiamo... Dov'è finita la barca, scusate? Oh cavolo, un nemico là, via. In cui per ora non decideremo di metterci, per esempio. Allora, io qui non so se conviene mettersi, magari ci mettiamo qua, ci facciamo tutto questo giro e intanto cerchiamo cure, dai. Però siamo in safe, Slurpy Swamp per ora è in safe, quindi ho un po' più di tempo per accumulare cure, ragazzi. Potrebbe essere un buon tentativo in realtà. Per ora si sta ponendo bene, là stavano ancora oggetti, non mi sono accorto. Ok, effettivamente, dai, oggetto, ok, flopper, ce lo prendiamo. Siamo veloci, ragazzi, dai, utilizziamo qui le nostre carissime piante che ci aiutano. Veloce. Ok, un altro slurpfish. Non so, ripeto ragazzi, io non so quali convengano sinceramente. Per rigor di logica, quelli che riescono a dare più vita si accumulati, e forse i flopper sono i migliori. Dipende, mo vediamo un po', li accumulo poi raga, vedo. Vabbè sì, le armi sono forse l'ultima cosa che non mi serve sinceramente, dai. Oh, c'è sta sopra però. Sì, vabbè, ok. Sì, mo mi esce lo scar come minimo, no? Ah, ok, un altro flopper, buono. Via ragazzi, via. Dai. Qua sta un po' punti di esperienza solo dei cattura di roba qui. Buono. Vabbè sì raga, ma c'ho il set di armi completo. Dai, è ridicolo. Non ho mai acchiappato in tutta la mia vita un set di armi da qua dentro. Cioè dalle acque, vabbè, oddio è vero. Ragazzi, stiamo scherzando? Oh, dove ho lanciato questa cosa? È vero anche che io non pesco mai nel gioco, però capirete bene. Dai. Oh ma che? Non ho capito che mi ha dato, forse un altro flopper, ci ho fatto cazzo. Questa zona addirittura non l'ho mai esplorata, non so manco che nome abbia. Non l'ho splatato in generale, ok. Ci può essere utile a qualche scopo? Forse qualche cura, qualche cesta al volo. Ma non le sento né le vedo, quindi dovrebbe valere come una perdita di tempo effettivamente. Ok, no, però sta uno spot, qua sta una barca. Forse utilizzando la barca possiamo un attimo velocizzarci, guys. Non ho mai ottenuto così tante armi pescando, ragazzi. Ma è veramente così facile ottenermi armi rare pescando? Cioè, voglio dire, è ridicolo. Ok, dai, vediamo qui. Vabbè sì, ho trovato anche lo shotgun epico, cioè raga. Vabbè, veramente ci mancava solo lo shotgun epico in questo caso. Qua ci stanno due spot che si sono accavallati, è una mia impressione. Ok, un altro slurpfish, va bene. Ok, un altro slurpfish. C'è sta altra roba? Abbiamo la varchetella e andiamo, raga. Dai. Io volendo, se accumulo troppe cure, posso già posarle nella zona in cui deciderò di posarmi. Cioè di mettermi, capite? Potrebbe essere una tecnica abbastanza intelligente. Se restano lì, ho paura che la corrente le porti via. Dato che non credo troverò altre bende, dato che mi concentrerò principalmente sul pescare,
Io sta roba qua gliela lascio. Cioè, capite? Tutte queste bende le lascio qui. E spero che la corrente non se le porti via. Là stava pure un flopper. Ce l'andiamo già a prendere? Che dite? Sì, perché sta ancora allo spot. Dai ragazzi, i tentativi sono buoni. L'unica mia paura è ora, raga, è di un nemico. Specialmente con la barca, facciamo molto casino. Quindi il prima possibile vorrei andare a nascondermi. Ah ragazzi, per me che gioco molto aggressivamente, fare sta cosa veramente fa male al cuoricino, però è troppo divertente. Cioè è una challenge che non potevo non fare sul mio canale portando Fortnite. Cioè, capito? Era qualcosa di necessario. E dai, vediamo invece qui che ci dà. Un altro blopper. Non male, non male. Io sinceramente vado a posare tutta sta roba, raga, che è troppa. Ok, dai, dai, su, la safe. Ok, dopo si sposterà, ragazzi, quindi ci dovremo cominciare a mettere lì. Però, ripeto, fortunatamente abbiamo un bel po' di roba che può tornarci utile. Abbiamo fatto una buona pesca, ragazzi. Abbiamo trovato un bel po' di roba, sinceramente. Mi sento propenso per la vittoria. Non lo so, vediamo. Cerchiamo ancora in giro, ragazzi. Cerchiamo ancora in giro. Speriamo che nessuno vada all'interno di quello spot a curarsi, perché altrimenti trova il ben di Dio de cure. E se lo prende ci fa un grandissimo danno, raga. Dai. Io dove cavolo... Ok, il segnale l'ho lasciato là, così non mi dimentico dove devo atterrare. Cioè dove devo andare dopo, che altrimenti diventa un casino. Questo è uno sparabende. Raga, lo sparabende. Questo sì che ci può tornare utile. Questo sì che ci può tornare utile, guys. Ottimo. Ottimo sul serio. Top. Ma raga, questo è quello che forse veramente ci permetterà di fare al top sta challenge. Raga, sto avendo una fortuna però qua, Dai, che ci sta? Medikit. Meglio questo, dai. La slurp finisce più immediata, però il medikit ci recupera più vita. Ok, ragazzi, torniamo al nostro spot e mettiamoci lì a camperare, dai. Direi che va bene così. Direi che va bene così. Io sinceramente non looto ancora perché ho paura di incontrare nemici, raga. Cioè, veramente, il mio terrore. Perché un tentativo del genere è fantastico. L'unico problema ora sarebbe proprio incontrare qualche nemico. Fucile di precisione, guarda, che potevo mai trovare. Per qualche secondo ho sentito dei passi e mi sono spaventato troppo. Mica qualcosa si è andato, cioè spero di no. Ok, buon. Già leva 2, la safe, tra l'altro. E vabbè, sì, raga, ma che ho trovato, ma stiamo scherzando. Cioè, ho trovato il ben di Dio qua, vabbè. Io sono scandalizzato, raga. Cioè, veramente ho trovato tutto quello che potevo pensare per riuscire a fare anche un bel game. Ok, dai ragazzi. Peccato che qui ora abbiamo un problema. Quando ci facciamo la slurp fish, devo farmela bene in un momento preciso, altrimenti poi mi recupera anche lo scudo e perdo 13 di vita, che in realtà mi servirebbero. Quindi per ora andiamo, raga, di sparabende. Tanto, cioè, voglio dire, si ricarica. Veramente questo è un grandissimo colpo di fortuna. Io non credo che in giro, ragazzi, troveremo in realtà altri spot, perché ho controllato bene. Cioè non credo li riusciremo a trovare. Però vi ripeto, raga, lo sparabende è proprio quello che secondo me ci aiuterà di più. Su ragazzi, su. Ah, bello questo sparabende a caso. Non so secondo quale logica, ma sta cosa da spendi a caso, troppo. Sì, dai ragazzi, è fatta, veramente. Con lo sparabende si può fare tutto, è fatta. Cioè, secondo me è fatta, raga, io già lo dico ora. Non l'ho mai provata, quindi non ho idea di cosa mi aspetti. Però dai, cioè, se non si vince così non si può vincere. Forse mi sarei dovuto prendere 3 medikit, ma dai, sto esagerando. Abbiamo un bel po' di roba. Dai ragazzi, dai. Sta andando, raga, sta andando. Vi ricordo ora di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, di attivare assolutamente la campanellina. Per questa challenge, da paura, ragazzi, di droppare un like e di farmi sapere nei commenti se voi già l'avete fatta, cioè se siete riusciti a farla, sarebbe davvero molto interessante. Vabbè ragazzi, momento spamming, vi ricordo anche di seguirmi sul mio profilo Instagram che si chiama FortuteGamer. Vi tengo aggiornati su tante cose che faccio nella mia vita, sull'arrivo dei nuovi video, quindi mi raccomando, ragazzi, seguitemi anche lì. Ok, dai, tutte queste belle bendine. Vai così. Sono 5 per ora, sono 5. Dai, altre bende. Buono. Sinceramente voglio tenermi carico lo sparabende per dopo. Quindi non lo so se voglio continuare a sparare. Magari lo facciamo ricaricare un po', che dite? Aspettiamo un po', ragazzi, lo facciamo intanto un po' ricaricare. Perché mo leva 5, infatti, la cosa mi dà un po' di ansia. Su, ragazzi, dai. Le bende ce le dobbiamo fare praticamente di continuo. Ok, ragazzi, da ora inizia il gioco serio. Da ora non possiamo più scherzare, perché siamo in serio pericolo. Allora, dai, sono 6 persone, ragazzi, sono 6 persone. La safe è ancora abbastanza grandicella, quindi credo ci sarà da aspettare. Perché il momento più tragico, ragazzi, è più che altro quello verso la fine, quando il nemico
resterà da solo e dovrà aspettare la chiusura della safe, capite? Perché una volta che hanno fatto l'ultimo 1 versus 1, cioè quando sono 3, io resto fuori perché sono fuori della safe. Quando loro faranno 1 versus 1, il tizio mi cercherà, ma dovrò aspettare la chiusura totale della safe. Capite qual è il problema? Non è qualcosa di easy. A parte che io non devo far ricaricare lo sparabende, cioè devo comunque tenerlo sul momento attivo. Devo sempre fare in modo che si ricarichi. Grazie! Mamma mia, non so, non vi so dire ragazzi se è fatta o no. Sinceramente non credo più di no, perché guardate la safe com'è. Sarà sfortunatamente qui in questo caso invece un po' di sfortuna l'ha avuta, perché tutta la lobby in questo caso sta in acqua, quindi staranno tutti buildati su... Ah, e là ci stanno altri developer. Perché l'aveva visti quei developer? Buono, buono, buono. Raga, finché ci sta ancora roba, cioè io sono solo felice, sinceramente. Secondo voi ce la faccio a fare il medikit? Così mi levo qualcosa che comunque dopo sicuro non potrò più farmi. La situazione qua si è fatta molto grave, la safe leva... Quanto leva? Ah, leva ancora... No, raga, leva 7. Dai... Io qua sto veramente andando sul pericoloso. Sto cosa è veramente tragica. Fightate, cavolo! No, vabbè, raga, ma se non lo faccio ora, questa challenge è veramente impossibile. Cioè, sul serio, non si può fare. Non credo che mi posso fare pure manco più le bende che ottengo, perché altrimenti diventa troppo pericolosa la cosa. Cioè, guardate come velocemente cade la vita. Non si può proprio fare, raga. Dai, ma mo leva 10. Quanto leva, raga? Ma è follia. No, vabbè, raga, non ce la faccio. Finita. Dai, pensavo pure di avermi preso, di essermi preso, cioè, più cure possibili. Invece no, non erano abbastanza. No, raga, è finita, è finita. È andata. Peccato, l'ultimo era anche morto. Cavolo, cavolo, ragazzi. Ero così vicino. Ero così vicino, quante cure avevo. Ragazzi, per quanto non ci siamo riusciti, cavolo, veramente per poco. È stato tra l'altro il mio primo tentativo, quindi sono comunque soddisfattissimo, poteva andare molto peggio. Questo è quanto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, attivare assolutamente la campanellina, iniziare a seguirmi su Instagram, c'è il link in descrizione per arrivarci più velocemente, e utilizzare nello shop solo e solamente il codice creatore Forto. Vi ricordo inoltre che se fate una storia taggandomi su Instagram in cui fate un acquisto nello shop col mio codice creatore attivo Forto, io vi riposterò tra le mie storie. Questo è quanto, ragazzi, ci sbecca alla prossima. Ciao!